Ciao! Non mi sento mica tanto bene oggi. Mi sono svegliata e boh, non lo so, non stavo mica covando, mi stava mica venendo l'influenza. Proprio non sto mica bene per niente. Non so cosa sia, ma boh, adesso vedremo, magari insomma l'influenza di stagione, ormai insomma siamo alle porte, non dico dell'inverno, ma. Oh santo cielo! Oh mamma mia! Ciao! Come avrete capito, tutt'ora di Halloween oggi. Questo trucco, tra l'altro, è di una semplicità estrema, quindi ve lo faccio vedere e spero che vi possa anche interessare. Perché praticamente meno perfetto lo fa. Oddio, adesso c'ho sto sangue finto che. Perché qua la situazione è grave. E niente, praticamente. Scusate perché. Ecco. Meno perfetto lo fai, cioè deve proprio essere brutto, vedete che qua non ho badato proprio all'omogeneità e alla perfezione, perché più sporco, ecco, più sporco è, meglio viene, tipo qua ho un pezzo di nero in più, il rosso qua un po' va via, e poi lo potete fare con quello che avete in casa. Io questa volta ho preso l'acqua color della Kryolan e il sangue artificiale della Kryolan, però io questo trucco l'ho già fatto in passato. E non avevo né Kryolan né nel sangue artificiale, ho usato quello che avevo in casa, cioè rossetto rosso. Ovviamente magari non vi viene giù la goccia come il sangue artificiale, però l'effetto è bellissimo uguale. E al posto dell'acqua color, mamma mia, aiuto, e al posto dell'acqua color avevo utilizzato semplicemente un ombretto bianco, cioè avevo mescolato al fondotinta un ombretto bianco, avevo steso il fondotinta, un fondotinta invernale, quindi un fondotinta chiaro, abbastanza chiaro, e poi c'ero andata sopra di ombretto bianco, ma parecchio parecchio. Insomma, il risultato era bellissimo lo stesso. I capelli in questo caso sarebbero dovuti essere tutti cotonati, ma io li ho appena lavati, quindi non mi sembrava proprio il caso. Qui mi raccomando, io l'ho lasciato perché stasera devo uscire, quindi mi devo anche struccare, non avevo voglia di fare la doccia ancora. E non mi sembra neanche il caso di uscire a cena acconciato in questo modo, visto che Halloween non è. Però voi la sera di Halloween, mi raccomando, state ben attenta a questo punto perché non è il massimo, le orecchie, fate anche le orecchie e fate anche il collo, poi dipende da come siete vestite. E come dicevo, i capelli andrebbero tipo un po' cotonati, un po' da pazza, oppure una bella parrucca, se volete potete anche aggiungere un bel taglio sul collo, oppure fare delle ferite con la plastilina, io l'ho fatte, questi qui sono crepe, cioè crepe capillari scoppiati e le ho fatte semplicemente con il rossetto, quindi. Un'altra cosa importante, portate in giù, tipo questa parte, io ho portato in giù il trucco, in modo che ho ancora la faccia un po' più, insomma. Se vi piace seguite il tutorial e spero di riuscire a farne degli altri prima di Halloween. Un bacio a tutte e alla prossima, ciao! You've got in store. Halloween, Halloween, things are filled with such surprise. Halloween, Halloween, changing right before your eyes. What a night, it really is a sight to fill you with the thrill of such a fright. What a scare, a chill is in the air. What good is it to scream when no one's there? Halloween, Halloween, if you didn't know by now. Halloween, Halloween, we will fill you in and how. Halloween, Halloween, if you're one that easily scares. Halloween, Halloween, don't forget to say your prayers. Be prepared to get a little scared. You think you're
you're all alone, but someone's there. What delight, but don't turn out the light. Have you ever had a nightmare last all night? Halloween, Halloween, there is nowhere left to hide. Halloween, Halloween, they will find their way inside. Halloween, Halloween, terror like you've never seen. Halloween, Halloween, on this night of Halloween. Halloween, Halloween, terror like you've never seen.